Le notizie del TG Ora, Movida sicura a Napoli, ci saranno più controlli notturni nella zona di Chiaia, è quanto deciso in prefettura questa mattina nella riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico con tutti i vertici delle forze dell'ordine, cui ha partecipato anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Il rinforzo di uomini e mezzi di polizia per la notte a Napoli richiesto è stato ottenuto e ci sarà uno specifico dispositivo di sicurezza curato da polizia e carabinieri e controlli amministrativi da parte della polizia locale, quanto ha annunciato l'assessore alla sicurezza Alessandra Clemente appena terminata la riunione. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito una serie di controlli nelle zone limitrofe ai poli universitari del comune partenopeo. In particolare, i militari del Gruppo Napoli, in coincidenza con l'inizio del nuovo anno accademico, hanno eseguito specifiche ispezioni nei confronti di alcune copisterie ubicate in prossimità dei principali atenei di Napoli al fine di controllare la diffusione illecita pratica, soprattutto in ambito universitario, di fotocopiare testi didattici ed opere letterarie. La legge infatti consente la riproduzione di opere dell'ingegno pubblicate per la stampa esclusivamente per uso personale con un massimo del 15% di ciascun testo. Al termine del servizio le Fiamme Gialle hanno riscontrato che nelle copisterie controllate i libri venivano fotocopiati per intero e venduti agli studenti alla metà o anche meno del prezzo di copertina. Rinvenuti anche 6.346 master utilizzati dai titolari delle copisterie per stampare i successivi testi. Inoltre sono stati sequestrati più di 100 libri di testo, nonché alcuni hard disk e supporti informatici vari, 7 responsabili denunciati alla locale autorità giudiziaria per le violazioni previste dalla normativa di settore. 37 anni fa il sisma che sconvolse la Campania, la sera del 23 novembre del 1980, un terremoto di magnitudo 6.9 scosse l'Irpinia per un interminabile minuto e mezzo, provocando 3.000 morti, 9.000 feriti, 300.000 senza tetto e distruggendo 150.000 abitazioni, oltre a lasciare interi paesi isolati per giorni. Il sisma si avvertì anche a Napoli, dove la gente si riversò nelle strade per trascorrere la notte. Due giorni dopo il terremoto, l'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini si recò in elicottero sui luoghi del disastro. Dopo la visita in Irpinia, il presidente denunciò in un messaggio televisivo del 26 novembre il ritardo, le inadempienze dei soccorsi che in alcune zone colpite dal sisma sarebbero arrivati solo 5 giorni più tardi. Il discorso di Pertini ebbe però l'effetto concreto di mobilitare un enorme numero di volontari che si recarono nelle aree terremotate per dare il proprio supporto. È morto in ospedale a Napoli per le complicazioni di una malattia Sergio Sergio, il padre di Maria Giulia Fatima, la prima foreign fighter italiana partita per la Siria nell'autunno del 2014 e condannata a 9 anni in contumacia per terrorismo internazionale. Anche l'uomo nel dicembre del 2016 era stato condannato a 4 anni per organizzazione del viaggio con finalità terroristiche ed era in attesa del processo d'appello. Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della stazione di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, hanno arrestato a Marcianise, in flagranza del reato di rapina, Giaba Gnorazze, 31 anni, georgiano. L'uomo, presso il negozio Scarpe e Scarpe all'interno del parco commerciale Campania, dopo aver rubato 2 tute da ginnastica, si è diretto verso l'uscita del centro puntando un coltello all'indirizzo del direttore del negozio e minacciando di ferirlo. I militari, nel frattempo allertati, sono immediatamente intervenuti, bloccando il malvivente. L'arrestato nella mattinata di oggi è stato giudicato con rito direttissimo. La Galleria Laziale a Napoli potrebbe riaprire i battenti già al Sub del Napoli. Sul proprio sito ufficiale sono stati già venduti 26.000 biglietti, tutto esaurito in questo contro la Juventus del prossimo 1° dicembre. Polverizzati in poche ore, italiani per i settori superiori delle curve di fuorigrotta, con il San Paolo che senza dubbio presenterà il tutto esaurito in questo tanto atteso anticipo del venerdì. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora. Il 20 novembre 2019.